quali sono nei nastri. Il segnale dovrebbe essere convalidato dall'esterno, cerca di andare al comando Remember Me SM, veloce anche Ryan Hall DWS, mentre ha sbagliato ribocca le Ryan Hall DWS, ha preso la testa, ma squalificato. Ora manda Remember Me SM e così Enrico Bellei sfonda nel giro di 200 metri. In terza posizione l'outsider Rebel Dia, è rimasto di fuori solamente Ramona Caff. In vantaggio Remember Me SM che paga 1,97 in chiusura di gioco, Ryan Hall Rebel Dia, quarta posizione per Roger Opipo, ancora Roi de Coeur. I 400 iniziali in 30,8. Lunga fila indiana alle spalle di Remember Me SM e anche adesso, come prima, Enrico Bellei ha messo molte cose a posto nel giro di 300-400 metri. Remember Me controlla la situazione, 16,9 addirittura la curva di destra, che vuol dire 48,3 per i 600 metri. Non c'è stato assolutamente nulla, il ritmo blando induce Edoardo Baldi a spostare dalla quinta posizione con Roi de Coeur, mentre Enrico può dare una lieve accelerata per fare un po' risentire la risalita all'avversario. 15,4 in effetti il parziale, 1,3 più 800 di gara, terza curva, quella di sinistra imboccata. Succede poco se non che Roi de Coeur è di fuori e René Pallebigi ne ha preso prontamente la scia. Il primo chilometro in 1,19 con un paletto in 16,1, 400 non scritti in 31. Davanti alle tribune nuovamente con Remember Me in vantaggio su Ryan Hall DWS, Roi de Coeur in pariglia, c'è René Pallebigi, 1,33, 1,2, 14,3, anzi 14,1 la retta del passaggio. Enrico Bellei ha girato frustino, vuol farla sentire a Roi de Coeur, ora se la dà a gambe Remember Me SM, un altro paletto in 15,2, quello della curva di destra, con Remember Me che ha due di margine nei confronti di Roi de Coeur che sta faticando di fuori, fatica a tenere contatto, non richiesto con la frusta, quindi René Pallebigi che è sempre incollato alla scia di Roi de Coeur a 400 al traguardo, 14 la retta di fronte, in bocco dell'ultima curva con Remember Me ancora in vantaggio, prova a rifarsi sotto Ryan Hall che si è ripreso dall'impasto precedente, in terza ruota la mossa di René Pallebigi, è un po' in difficoltà Roi de Coeur che ha speso un patrimonio, si è avvicinata anche Ramona Caff, ingresso della retta d'arrivo con Remember Me che deve riargomentare ancora, che a 200 dal palo non si è scrollato di dosso Roi de Coeur, Remember Me in vantaggio, di dentro Ryan Hall di Vuessa, centropista Roi de Coeur, il passo di Roi de Coeur che nonostante uno schema terribile riesce a venire a vincere con pieno e assoluto merito, sembrava un po' sulle gambe sull'ultima curva, perlomeno sull'accelerazione secca in retta, la grinta lo fa riproporre Edoardo Baldi con i nastri, è qualcosa di magico ed ecco Roi de Coeur che rimonta palmo a palmo Remember Me SM che sta vedendosela con Ryan Hall di dentro nel finale. Roi de Coeur passa e chiude e viene a vincere di un collo nei confronti di Remember Me che contiene probabilmente Ryan Hall di VS. 2,32 e mezzo il doppio chilometro, la media che sarà intorno all'1,16 e qualche cosa. La vittoria per Roi de Coeur.